Come si è passati da questo a questo? Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giussi e questo è il mio canale Lessis Art, dove parlo di arte contemporanea in parole povere. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina per avere le notifiche non appena pubblicherò un nuovo video. Nel video di oggi approfondiremo due correnti artistiche, il Nouveau Realisme e il New Dada. Parleremo degli artisti, delle loro opere più importanti e del contesto storico. Siete pronti? Iniziamo subito col contesto storico. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i diversi stati hanno reagito in modi differenti. Le condizioni economico-sociali dell'Europa hanno risentito fortemente delle conseguenze della guerra, mentre gli Stati Uniti ne sono praticamente usciti più forti di prima e hanno cercato di rivendicare la propria identità nazionale. Nel panorama artistico domina un'arte non figurativa, in particolare l'espressionismo astratto americano, che vede in opere di artisti come Pollock, Rothko o de Kooning l'espressione spontanea e diretta della propria vita inconscia. Tra gli anni 50 e 60, con l'avvento della società di massa, avviene una reazione che si riflette nella letteratura con i poeti della Beat Generation, nella musica con il pop e il rock and roll e nell'arte con il New Dada e il Nouveau Realisme. La società stava cambiando, gli artisti non si sentivano più rappresentati dall'espressionismo astratto, considerato ormai troppo elitario e introspettivo, che apparteneva ormai al passato. L'arte popolare, quindi i graffiti, i manifesti, la pubblicità, i fumetti, sono celebrati come prelievi da una quotidianità che è in contrapposizione con la cultura alta. In questa opposizione gli artisti faranno ricorso alle avanguardie, in particolare a Picasso e Duchamp, quindi al cubismo e al dadaismo. Recupereranno quindi tecniche come il collage, l'assemblage, il prelievo e la copia. Chiarito un attimo il contesto storico, prima di entrare nello specifico del New Dada e Nouveau Realisme, devo fare una piccolissima premessa. L'Independent Group. Si tratta di un gruppo di artisti ed intellettuali che negli anni 50 si ritrovavano a Londra presso l'Institute of Contemporary Art per riflettere sulla società dei consumi. Criticavano l'elitarismo artistico e la distinzione tra arte popolare e arte colta, preferendo invece un'estetica del reale fondata sulla pubblicità, arte popolare per eccellenza. Il gruppo era animato dal critico Lawrence Holloway, nome da tenere bene a mente perché sarà proprio lui a coniare il termine pop art. A lui dobbiamo la mostra This is Tomorrow del 1956, dove esporranno gli artisti che sono oggi chiamati i padri della pop art, come per esempio Richard Hamilton. Chiusa questa piccola parentesi, andiamo oltreoceano e parliamo finalmente di New Dada. Nel 1953 Robert Rauschenberg cancella un disegno di de Kooning che, apriamo un'altra piccola parentesi, all'epoca già vendeva i suoi dipinti a cifre tipo $10,000, quindi non proprio pochissimo. No, non così. Con una gomma. Ci ha messo 2 mesi per cancellare il disegno di de Kooning con una gomma. Bella William, senti, ma non è che c'è tipo un disegno, uno schizzo, c'è una roba che ho in testa che sto da 2 mesi a farlo con i miei disegni, però mi serve uno tuo. Perché con i miei non funziona la roba, ci ho provato da 2 mesi che ci sto provando. Giusto, che devi fare col mio disegno? Devo cancellarlo. Cancellarlo? Ma sei impazzito? No, ma guarda, passa sicuro che viene fuori una figata pazzesca, cioè, nel senso, cioè passerà la storia. Te lo posso roba, anche dare un disegno, guarda. Però allora, aspetta, guardiamo insieme, scegliamolo insieme adesso in questo momento. Allora, questo non te lo do perché, cioè, scordatelo. Questo? Questo no, lo devo dare a un collezionista. Questo no, me l'hanno commissionato, niente. Allora, senti, ti posso dare questo perché tanto mi è venuto uno schifo e te lo puoi tenere tu. Sì, sì, no, ma guarda, andrà benissimo. Tu non ti preoccupare, verrà una figata pazzesca. Fammi poi sapere, ti chiamo che te lo faccio sapere, vedere, ok? Mi raccomando. Grazie, Milo, bello. Ciao, sei un amico. Io so. Ciao, ciao. Sti artisti di oggi. Il risultato? Un foglio di carta bianco con alcune macchie, e tale sarebbe rimasto se non fosse stato per il suo amico artista Jasper Johns, che gli suggerì di incorniciarlo. Oggi quel disegno cancellato è esposto al San Francisco Museum of Modern Art, in una cornice dorata, con l'iscrizione fatta appositamente da Jasper Johns. Curiosi di vedere il disegno originale? Nel 2010 il museo ha realizzato una scansione ad infrarossi dove possiamo vedere perfettamente il disegno di de Kooning. Il gesto di ribellione di Rauschenberg ci fa capire quanto fosse forte il rifiuto che avevano gli artisti verso l'espressionismo astratto. Gli artisti perciò fanno ricorso ad elementi presi in prestito dal quotidiano. Rauschenberg, per realizzare i suoi dipinti rossi, utilizzava tessuti e fogli di giornale. Allo stesso modo anche Jasper Johns utilizzava fogli di giornale per i suoi famosissimi bersagli. Ma non solo. Rauschenberg fonde pittura e scultura nei suoi combined paintings, aspirando sempre di più a un livello di passività, che ci ricorda molto quella dei ready-made assistiti di Marcel Duchamp. Gli artisti quindi utilizzano elementi prelevati dalla realtà, oppure
oppure utilizzano la pittura come mimesi di oggetti banali quotidiani, quindi si servono di un'iconografia popolare. Un esempio possono essere le bandiere o i bersagli di Jasper Jones. Ora torniamo nuovamente in Europa, dove troviamo un atteggiamento simile che però ha esiti differenti. Per quel che riguarda in Italia, l'atteggiamento New Dada si può tradurre nelle poetiche di Piero Manzoni e Pino Pascali, più o meno. E ora vi spiego perché dico più o meno. In loro però è molto forte il richiamo all'ironia del dadaismo, nelle opere di Piero Manzoni, dove è molto forte il rifiuto verso la commercializzazione dell'arte e c'è tutta una riflessione sulla figura dell'artista. Oppure il gusto per il gioco delle opere di Pino Pascali, che però, come vedremo in altri video, è un artista che farà parte poi del movimento dell'arte povera. Per questo dico più o meno. Non mi piace etichettare gli artisti, anche perché un singolo artista può aver passato diversi momenti nella sua vita in cui faceva opere completamente diverse. Non voglio dirvi Pino Pascali e New Dada, ecco. Non so se si è capito il mio discorso. Altri artisti invece, guidati dal critico d'arte francese Pierre Restanier, firmeranno il 27 ottobre del 1960 il manifesto del Nouveau Realisme. Si tratta di un gruppo di pittori e scultori che, con mezzi e modi non tradizionali, intendevano proporre una realtà colta dagli stessi elementi, oggetti. Un po' come il New Dada, ma con risultati diversi. Ad esempio abbiamo le compressioni di Cézanne, le accomodazioni di Armand, gli impacchettamenti di Christot, i décollage di Dufresne, Rotella e Heinz, le macchine di Tang Li o le tavole imbandite di Spoerri e Blue Decline. La loro ricerca trova una forte convergenza col neodadaismo americano. Un'occasione di confronto fu la mostra Art of Assemblage del 1961 tenutasi al MoMA di New York, la quale permise di inserire questi artisti in un'ampia dimensione storica. Infatti alla mostra troviamo anche opere di Picasso, Braque, Duchamp, Man Ray, oltre che quelle dei Nouveau Realiste e dei neodadaisti americani. La cosa fantastica è che se andate sul sito del MoMA potete non solo trovare le foto della mostra, ma potete anche sfogliare il catalogo e leggere i comunicati stampa. Vi metto comunque il link in descrizione se vi va di approfondire di più questa mostra. In conclusione, amici, abbiamo capito in questo video che negli anni 50 c'è stata una forte reazione all'arte astratta informale, che sfocia nella magnificazione dell'oggetto e nella sparizione progressiva dell'artista nell'opera, che però avverrà completamente solo con la pop art. Della pop art, tuttavia, ne parleremo in un altro video, perché altrimenti questo qui diventa troppo ricco di informazioni e confusionario. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, così mi aiutate con l'algoritmo di YouTube. Se avete dubbi, chiarimenti, domande o suggerimenti, lasciatemi un commento qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video.